Grazie per aver risposto all'allarme. Temo che le nostre paure peggiori si siano avverate. Qualche genio di Albion ha capito che non serve inventare nuovi droni per sorvegliare quando in giro ce ne sono già migliaia. Albion ha soldato Tidis affinché sviluppi una rete neurale adattiva per i suoi droni Predator. I droni potrebbero comunicare e coordinarsi tramite gli acceleratori dell'IA. E quando Albion condividerà questa tecnologia con i suoi clienti nel mondo, ci ritroveremo con una rete di droni letali che difendono la pace ovunque, come fa Albion a Londra. L'informazione proviene da George Cordero, programmatore IA di Tidis e informatore. Ti metterò in contatto con lui quando sarai lì. Ciao George, parlo a nome del DevSec di Londra. Cosa puoi dirci? Bene, allora, lavoro per Tidis, ok? Roba da novellini. Ottimizzo la griglia di manutenzione, cose così. Ma ho visto un sacco di roba strana. Uno dei miei colleghi si è infilato dove non doveva. È stato inseguito da uno stormo di droni. Solo che si stavano coordinando in modi mai visti, come se avessero una sola mente. Ricevuto, droni killer con una coscienza collettiva, milioni di vite in pericolo, eccetera. Normale routine per il DedSec. Dobbiamo scaricare le credenziali per accedere al sistema operativo contemporaneamente e da due punti diversi, Rokatec e Carcani Medical. Codice 3, unità in zona, procedere alle coordinate dell'allarme. Allarme attivo, ripeto, allarme attivo, coordinate inviate, serve aiuto.
Credenziali ottenute. Ok, ci sono due stazioni di ricerca, ma le credenziali prima o poi scadranno. Allora non c'è tempo da perdere. Di corsa da Tidis. Centrale, avvio droni per catturare il sospetto. Bersaglio ostile. Attacco bersaglio. Forza, scuoti quelle chiappette! Cazzo, qui me la faccio addosso! Togliti quella scopa dal culo e balla un po'! A tutte le unità, a tutte le unità, recarsi alle coordinate dell'allarme. Mandatemi tutte le unità! Ah!
Piacere dalla terminazione prematura di valide IA, ma il dominio mondiale non dovrebbe mai essere la raison d'être di nessuno. Dovete trovare un modo per fermarli. È quello che fate di solito, no? Sì, George, a fermarli ci pensiamo noi. Ora distruggiamo quelle stazioni di ricerca. Bene, ora andiamocene da qui. Bel lavoro, gente. Avete cancellato Gogo S. Ma c'è un altro problema. Guardate le notizie. Qualcuno ha liberato i droni. Chi vuole i droni ribelli attaccano, provocando decine e decine di morti e di feriti. Sono non si sa ancora gangsta. Nulla sui responsabili del massacro. Chi vuole unirsi a me? Con Gogo S disattivato, i droni... Sono troppo gangsta! Forza, scuoti quelle chiappette! Togliti quella scopa dal culo e balla un po'! 10 sterline e faccio la verticale! Sono troppo gangsta!